Buongiorno a tutti e bentornati in live. Oggi siamo qui su GTA 5. Siamo su GTA 5 5M sempre, su Impero, con Daniel Smith, poliziotto, e agente esperto coordinatore. Pattugliamo di mattina e vediamo cosa succederà. Per le impronte digitali sul tablet. A posto. Agenda zona 17. Vado a prendere il leader alla stampa. Ok, le cose che sono rimaste da sole con i Zuna e l'altro agente si facciano trovare al garage tra qualche minuto, ok? Ma l'altro agente che è andato alle 17 torna o non torna? Ok. Un attimo a prendere il cibo. Sì, prendete tutti dal Tu mi garage passi? centrale, aspettate. Come si chiama il signore? Corrisponde, Come si corrisponde. chiama? Eh? Un secondo, non trovo una cosa io, eh. Sì. Perfetto, perfetto, a posto. La sua auto la può trovare nel garage qui dietro nella centrale. Sa dove prelevare le auto? Vabbè, c'è tanto da scasci, sega, ci segua. Ok, si va laggiù vicino a quella porta grigia dove ci sta la luce, c'è il garage per prendere Perfetto, le grazie mille. È arrivato il più fresco! auto. Buongiorno. Poi 10,99 negozietto, andiamo. Dove? Ti voglio Baldwin, da. Non è suonata ancora l'allarme Ah, voglia, 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 è suonato. a me. Ma stai scherzando, eh? A me non è suonata. Oh, è suonato, andiamo Baldwin. Ma dove? Ma se è suonata? E pentiti la recluta. No, No, porto Baldwin. ragazzi, ci stanno reclute. Io non posso mica portarmene due. Pentiti la recluta. Andiamo al 10,99. Non ci sta nel 16,99. Oh, ma state scherzando? Pentiti la Adopt Sleeper recluta. 333. Pentiti la recluta. No, scusa, fammi vedere. Ma Oh, a me è neanche a me va. apparso. No, manco a me è apparso. No, ma cazzo dici? Sali, Baldwin, andiamo. Vai, Non quel, ti ti fai prendi vedere. una recluta. È un ordine. Ma io volevo stare in ufficio a grattarmi i coglioni. Ma per favore. E poi. Dobbiamo aspettare. Vai, andate pure, andate in pattuglia. Se è suonato veramente sta allarme, Ci vai. sono nuove Io E ho lui. parlato l'altro ieri. No, 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 Ciao, dicevo nuove, nuove, Swanky. nuove. Perché io ho visto che i bandi sono Buongiorno. chiusi, ma in realtà non è vero. Allora, i bandi sono chiusi, Ma non è vero, ti ma assumete? assumono solo personale già preparato. Persone già o ex poliziotti o persone che sono già a fare il poliziotto. Vabbè, andiamo in pattuglia, dai, noi tre intanto andiamo in pattuglia in attesa che arrivi un altro agente che per dividerci. Su. Quindi tu, Baldwin? Vuoi vedere tu? Vabbè, ecco tu fai capo pattuglia, così impari a fare poco pattuglia, bene, fare il capo pattuglia e io sto dietro. Siamo la Secondo 2. che devo grattarmi la palla destra ci vuole 20 Sì, sto qui a secondi. fare il culotto ora. Siamo Adam 2. Adam, sì. Adam 2 10,99.
10-8. Beh, quell'altra regola si posizioni in Adam 1, grazie. Ora sono qui a fare il poliziotto, sì. Ora sì, sono con la voce normale ed è strano per tante persone, strano, sì, lo so. Lo so. È strano per tanti. Per tanta gente che mi seguiva da Los Santos Life, sentirmi ora così è strano. Ok, andiamo. Oddio! Aia. Andiamo. Ma? Ma... ma mi è venuto addosso, non so se ne è reso conto. Chi? Ma chi? Chi? Vincent, finestrini oscurati. Vincent... quella lì... questo? Ma? Non l'avevo vista! L'outlet... aia, piano! Nonna mia, ma che sta succedendo, ragazzi? Questa sì o no? Questa sì o no? No, sì, ga. Sì. Ok, ok, ok. Targa. Non lo so la targa. Ma come no? Non l'ho vista la targa. Ah, ci sapete guidare, gente. Signore, non l'ho vista. Stavo facendo retromarcia perché davanti c'è il signore. Lei è passato, l'ho presa, mi scusi. Sì, ma che facete voi così però in treno a volante? Scusi, mo. Agenti, non può. Aspetti, mi metto col finestrino. Aspetti, di qua almeno. Le... attento. Uno lasciatelo al desk, no? No, perché? Beh, perché la gente ha bisogno. Ma tanto qui c'è il supereroe Spider Teddy. Oh, agenti. Qua c'è Spider Teddy. Mi devi ascoltare allora. Quell'auto che è qui passata erano loro. Vai, voi adesso siete disponibili per fare questa cosa che sto per dire. Io adesso salgo di nuovo. Ciao Smith, ho 17. Giro per vedere cosa è successo. Voi mi dovete seguire abbastanza distanti. Senza farvi scamare. Ciao, ok, ciao, va bene. Ma dai, scendi, fammi scendere che devo prendere la cosa che ho io. No, figa. Andiamo insieme, noi. Su. Guiderei o guiderei io? Guarda tu. Siamo ad Adamo. Sì, sì. Adamo 18. Fai di provare un attimo. Perfetto. Vai bastardo, frenali in faccia. Vicini addosso. Ci insegue. Salve. Oh, bravo, metti il casco, va bene. Ma che zona? Erci. Mamma mia, hai zona, ma che zona? Sì, ti sentiamo. Ok, un contender sta subendo tentati sequestri. Stiamo pedinando in modo da, in caso, assistere al sequestro e intervenire all'istante. Se preferite che vi mando un panic button o vi chiamo la zona. Panic button. Affermativo. È più veloce.
te questo è il contenuto. Boh, dove sei, sì. Signori, avanti. Avanti. Posta, posta. Tranquilla oggi la città. Molto. No, allora abbiamo la conferma di che macchina sia e abbiamo preso la targa almeno in parte. Ricevuto. Molto tranquilla la città stamattina, mamma mia. Sì, resti al desk e attenda che arrivi la gente in servizio. Lei al desk, comincia a prepararsi il database che adesso, se riesce nel minor tempo possibile, a procurarci il nome rispetto a una targa, il possessore di un'auto. È strana la situazione. Silenzio. Sì. Ok, dimmi quando ci sei, che ti detto la targa. Secondo. Le house si sono inserite al Megamall di Grove Street, fanno movimenti in questa zona. Vai, se vuoi, destra e larga. K, B, B, K, B, B di Bologna? No, K, Palermo, Taranto. Ok. Ancona. 7, 8, 6, 0. Arrivo. Francesco Schiavone. Mi controlli la fedina. Subito. Paro! Oh, ci sei? Francesco Schiavone ha l'ultimo reato il 25 novembre, tentato omicidio pubblico ufficiale, rapina a mano armata, tensione d'arma illegale, senza porto d'armi, bla bla bla, utilizzo proprio d'arma da fuoco. Ci sei? Sì, sì. No. Ah, sta macchina non si ferma quando lasci il freno, lasci il gas, Andiamo noi. Adam 2 converge, Adam 1 converge al furto in casa. A Bari detta di omicidi, però vedo un Kevin Stark con un furto d'auto complice. No, ho sbagliato, scusate. No, no, vedo vari detta di omicidi e basta. Ne ha 2-3. Che cosa arriva che manca un chilometro a spegnere il sirene. Ok. Cioè sono lampeggianti, tieni. E
Adam, tutte le Adam, dirigetevi in zona Grove Street, almeno abbiamo, siete pronti ad intervenire. Siamo un furto in casa, verifichiamo 5 secondi qui il furto in casa e poi arriviamo. Stop. Sì, il contender Stop. È continuamente pedinato. Qua. Questa qua a sinistra. Sì. Ci fermiamo o continuiamo a girare? Oppla. Mettendo vari accessori intanto che... Sì, lo faccio venire nel frattempo. Oppla. Non c'è nessuno. Controlla se c'è qualche veicolo abbandonato qua in zona, vedi un attimo. Collega, c'è una moto. Ok. A chi è intestata? Controllo subito. Ciao Totò! Buongiorno! Se qualche controllo ve lo posso fare io. Sì, riferisci la targa al collega se vedi la targa. La targa purtroppo non è visibile, devo cercare di smettere live. Okay. Ciao Totò, come va? Tutto bene? Bene, bene, dai. In realtà, a che appartiene? Ecco qua, Tony Raimundo Montana. Ok. Controllo un po' sul DB, intanto qua prima intanto controllo sul database. Tony Raimundo Montana? Sì. E qui Adam 1, chiediamo un controllo al signor Tony Raimundo Montana. Sì, controllo subito. Era quello. Ma che stai qua a controllare la casa tu? Stai qua a controllare la casa? Allora, il signor Tony Raimondo Montana ha 3 reati: sequestro di persone, di proprio arma da fuoco, detenzione di arma illegale senza porto d'armi, un furto d'auto, un tentato omicidio di pubblico ufficiale. Ricevuto, grazie. Fatto quello. No, ma mi ha chiesto che succedeva. Ho detto, non sta succedendo nulla. Piccolo. Vabbè, andiamo, allontaniamoci da qua perché non ci sta più nessuno. Check al dalle Adam in. Siamo solo noi e ci allontaniamo dal furto in casa in questo momento, tanto che è tutto tranquillo, sembra esserci più nessuno. Facciamo un giro dell'isolato per vedere se il signore esce e poi torniamo disponibili. A me serve che mi trovi un contender con nero senza una portiera del guidatore. Non lo troviamo più ed era il soggetto che era in fuga.
signori, comunque l'ultimo che ho cercato c'ha 33 fatture non pagate, di cui penso almeno 15.000 della polizia. Montana, sto qua? Questo signor Montana? Sì, sì. Ok, segnami nome e cognome, che adesso poi ci penso io. Mi segno nome e cognome ora. Come si chiamava? Tony Raimondo Montana. Sì. Dici che torniamo in centrale comunque per 11:29. Perché abbiamo pattuglia. Andiamo 11:29. Non appena cambiamo pattuglia siamo disponibili, Baldwin. Avanti, non ho capito. Non appena cambiamo pattuglia torniamo disponibili. Affermativo, e io penso che brutto da dire, ma si siano sequestrati quello del contender, non lo troviamo più. Ma non dovete coordinarlo? Appunto, è proprio, l'abbiamo perso e non lo troviamo più. E con lui non vediamo neanche più le auto con... Saga! Che gli stavano dietro. Ah, brutto problema. Ma da uno. Adesso convochiamo in centrale uno di coloro che stava all'inseguimento del contender. Abbiamo risoluto. Dopo il 10:29. Ma l'ultima volta che hai visto il contender dove è stato? Benny Scott, Vanilla, questa zona qua. Ok, ricevuto, adesso controlliamo se lo troviamo abbandonato. Controllate nelle vie parallele, così queste piccole, se vedete il contender nero senza la porta. Contender nero senza la porta, sì. Lo stavo seguendo perché era pedinato, ma... Sembra pulito. Non sembra essere neanche a Grove. Avete un contatto del soggetto che era seguito? Negativo. Chi sarebbe sto tizio? Era uno che era minacciato, era seguito da una... dalla Gauntlet testa nera e... poi non so, lo stavano pedinando a distanza, lo stavano in zona dove stava lui, è solo che è scomparso. Quindi pensiamo l'abbiano rapito, perché... Oh, bravo! Bravissimo, ti sei preso un bel ban. Sto in casa. Se volete andare a voi, io mi lasciate pure in centrale. La recluta al desk? Sto con l'Adam 1. Come si chiamava il soggetto che mi avevi trovato? Tony, aspetta. No, quello è il secondo. Il primo. Non Tony, il primo, secondo te. Penso il primo. Vabbè, basta che ridete dalla targa che controlliamo. Allora, Kiwi, Palermo, Taranto. Secondo. Cosa hai detto? Kiwi, Palermo, Taranto. Ancona 7-8 6-0. Ma che furto casa dove sta ora? Abbiamo avuto una chiamata di Era Francesco Schiavone. Perfetto.
Andiamo a questo furto in casa. La cosa, l'altro là dietro sta in macchina, non fa niente. Il... Sì, sì. Proprio dentro forum drive, bello. Ok, resta qui il regolo da dietro e noi entriamo. Ok, tu stai qua a controllare se arriva qualcuno. Io vado a controllare un attimo in zona se vedo qualche veicolo abbandonato. Okay, okay. Stai a controllare che nessuno esca dalle case tu. Sì, sì. Oppla. Oppla. Boh. Baldo, sei rimasto da solo? Affermativo, ma sto aspettando Schiavone. Ti porto una recluta ora. No, 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 vado in 10 7 appena arriva Schiavone. Cioè arrivo, gli faccio le cose che devo fare e lo mando via. Almeno interrogo. Oh, ma che è oggi? Stanno a svaliciare i quartieri. Mamma mia, ma incredibile, eh. Non possono fare furti d'auto e si sono tenuti a fare furti in casa. Perché non possono fare furti d'auto? Non lo so. Ah, rotti? Non lo so. Sì. Vabbè, qui da forum ci allontaniamo, non c'è movimento. O fanno lì, o si camperano in casa, non so perché. C'è una tenda. O si camperano facendo la bella tendina in casa dove rubano, a sposta per aspettare che noi ce ne andiamo. Oppure sono più veloci di noi quando scatta l'allarme e scappano fuori. Hai fatto due? Scala muro cappello. Tappato, tappato. Tappato. A casa da quanti ricordi. Oh, guarda che c'è. Zona. Opla. Due chiamate, cosa facciamo? Terza e poi la titanza. Oddio, non siamo di là. Ricordate sempre che qui siamo qui. Cazzo vuol dire?
E non siamo dall'altra parte qua, cioè qui non esiste la titanza come di là. Come di là? Nulla di tanto! Nooo! Izura, appena ti record, vai. No, questo qui solo il procuratore può farlo. Vabbè, ma io vado, cioè, lo chiedo al procuratore. Allora buona fortuna, scrivi email, aspetta che ti scrivi un mandato. E poi ciao, lo mandi. Oh, l'altra volta il mandato di perquisizione per quello che aveva postato la foto su Asteso me l'ha dato. Capito. Vabbè, Izuna, prenditi una recluta, io mi prendo l'altra, andiamo in pattuglia, dai. Izuna, non ci sono i furti del veicolo. Izuna non ha più un senso di vita ora. Izuna, adesso sei più inutile degli altri giorni. Guido io, sei più inutile degli altri giorni. Niente. Ma ci saranno... Oh! Che momento non è? Collega. Io devo andare in 17 per cosa a pranzo. Ma come, anche tu? Eh sì. Mamma mia, siamo arrivati in 3. Baldwin. Mi si è spenta la radio, Pure a me. Vabbè, aspetta che vengo con voi un attimo, Zuna, fermo, Zuna. Fermo, Izuna. Niente, Izuna l'ha già spenta. Cosa è successo? Posso sapere? Te lo dico dopo. Lo facciamo tutto. No, no, no. Ma ora a mangiare, arrivederci. La porta è aperta. Oh, Balbi. Esca dalla centrale. Esca dalla centrale, su. Quanto lo odio sto Balbin, mamma mia, ma quando è che lo licenziate? Fuori. Mamma mia, quando è che lo licenziate? Balbin, fuori, fuori, fuori. Lei come si chiama? La porta aperta, arrivederci. Che cazzo di nome è? Io volevo fare il cantante, DJ Balbin, Vada, fuori. Fuori, oh. Porca. Ecco Izuna, ti ho detto vieni in centrale che venivo con te, ma non avevi la radio accesa. Che devo fare? E vengo con te in pattuglia, dato che siamo solo noi tre. Ah, va bene. Ciao Demi, buongiorno. Check, Adam 10, 18. Come Adam 10? Siamo? Adam 1 siete, Adam 1. Che è molto facile il numero 1. Venitemi a prendere in centrale però, perché io sono da solo. Vediamo. Come va, dai, tutto bene? Sono Smith. È Smith. Andiamo in pattuglia, Lu. Andiamo. Pattuglia. Accosto sto veicolo. Oh. Accosti sto veicolo. Ah no, dai, non accostare, dai. Pensavo che era Messico. Ma che? Messico, chi è? E chi è Messico? Messico, non puoi fare cosa, non puoi fare cose così, Zuna. Cioè, come no, certo. Io non puoi fermare le persone così. Oh, fermati così, no. Io accosto, se mettiti dietro, c'è delle lampeggianze, c'è delle sirene, cose il veicolo. Io vicino a uno, sai che ho detto? Tu scendi dal lato di sparo. What? Vabbè, Zuna, ti faccio fare un richiamo, allora. Magari ti rapisce. Magari ti rapisce e ti porta via. Come fa? Chi è? Accosti il veicolo.
Ma? Signore. Signore, ma che sta facendo, signore? A costi veramente lei adesso, a costi. A costi il veicolo, subito. Ma che A costi. A costi il veicolo, un pezzo di merda. Oh, ma Izuna! Spenga il veicolo. Subito. Andiamo nel 55, gara centrale. Una mano in alto e una mano in basso. Scenda. Scenda la sua auto e venga dietro la nostra pattuglia. Sempre con una mano in basso e una in alto? Sì, sì. Esatto. Vuole scendere o scendere io? Perfetto, vada, venga dietro la nostra pattuglia, venga, venga. Perfetto. Collega, controlla lei i documenti del signore, intanto controlla l'auto. Documento? Sì. Adesso Juan... mette la mano in basso in tasca. Juan rapido. Juan rapido, sì. E mi dia il documento con i piedi. Juan. Come si chiama, signore? Oddio, è cascato. Aspetta, ma? Non è facile. Stavo mettendo alla prova il signore con le attività. Non so, per favore. Juan rapido, non so. Come si chiama, signore? Non mi ha dato... Juan rapido, è lui. Sì, però non ho trovato il documento. Non ha documento. Non ha documento con sé? Allora deve seguirci in centrale, signore. Facciamolo qui, dai, non c'è nessuno, non siamo in pericolo. No, no, portiamola in centrale. Dai. Hai la stampante qua? E stampaglielo qui, Zuna. Sì, ce l'ho. Vieni qua, dai, metti l'utilino sul computer di bordo, vieni. Sì. Mi sarà caduto mentre guidavo. Ti è caduto? Nel deretano? Vabbè, dove gli è caduto? Dove? Non lo so. Dal buco del culo. Ma, vabbè. Sul tablet del collega, lì. Ah, infatti non capivo, non vedevo nulla. Metti il divino qui. Qua. Ma no, c'è una cabina. No, sulla cabina elettricità. Qui, lì. Ma qui, diciamo, qui. Ma tu per vedere? Non la vedo la cabina. Sì. Lo vedo o non lo vedo? Te lo faccio vedere io. Vabbè, metti l'impronta. Perfetto, vai, stampa il documento. Cosa può essere arrivato alla stampante dell'auto? Super tecnologico. Signore, lei ha una speed camera da pagare del 27/11/2020 alle ore 18:57:10 secondi. Aspetta. L'ho stampato. Io non me la ricordo. E io sì, database lo segno. Numero. Ma è sicuro? L'ha pagata? Sì. Che numero perfetto. Tieni? 1201. Ho firmato il modulo. No, chi ha questo documento? Grazie. A chi lo mostro? A chi lo mostro? A me. Lo lancio in aria. Vai, lancia. Mostra. Lo lancio. Juan rapido. Mostrami che ti faccio mostrare io. Muovi. È la tua, la macchina. Hai collega? L'auto è sua, è sua. Ok, perfetto. Prenda il documento. Sì, grazie. Lo lancio io. Ok, l'ho preso. Okay. Mannaggia la miseria. Signore, perché ci stava inseguendo? Signore, perché ci inseguiva? No. Ci vuole ammazzare per caso, ci vuole ammazzare. Sei un criminale? È un killer. Sì, è un killer spietato. Mi ammazzavo senza. Sono disarmato. Controllatemi. Secondo me è un po' pazzo. Hai dato il permesso di controllare. Hai i pugni nelle mani, che cos'ha? No, le mani nei pugni. Che si dice in città, come è? Tranquillo? Abbastanza. No, ma l'altro giorno ho fatto le sue collega, non ricordo chi. Ma abbastanza tranquillo, qualche rapina, ok, tranquillo. Sì. Anche. Vado giornaliere, sono. Vero che lei non ha più porto d'armi, signore. Aia. Ma sono disarmato. Controllatevi. No, non c'è bisogno. Col consenso. Ovvio, sì, ma non c'è bisogno. Vabbè, signore, allora... Beh, vi ringrazio per la... A posto, allora... Arrivederci. Vada pure. Vada pure davanti e le faccia a capo pattuglia. Così il collega si recluta. Vada lei, così impara a fare il capo pattuglia. Anche essendo recluta, deve fare pratica in questo. Adam 1, torna a 18. Tanto siamo gli unici tre in servizio. A posto. Ma collega, una domanda: ma i furti del veicolo? No, non ci stanno. Mai più? No, ci saranno. Per il momento no. Ci saranno, no, però? Non lo so. Penso di sì. Se no, il Zuna si dimette, se no. Dalle dimissioni, dai, Zuna. Oh. Grazie mille per il follow, Nick Double.
Ma questa porta la puoi chiudere, smetti. Benvenuto in live. Io sono dall'altra parte. Io sono dall'altra parte, Zura, non sono di là. Vabbè, aiuto io. Chi era tu? Ciao ciao Nick, grazie per il follow. Ole. Domanda, ma l'SMG d'assalto va sempre... Sì, chiedi pure Nick, chiedi pure veloce, chiedi pure. Non per forza veloce, chiedi pure, vai pure questa domanda. Dove stanno le donzelle? Che ne so, è Zuna, è tutto chiuso, Dai. No, ma lo sai perché è chiuso? Perché non ci stanno le forti dei veicoli. Bello. Per giocare a FVM devo avere GTA da Steam? No. Per giocare a FVM devi avere per forza GTA comprato su Rockstar o su Steam o su Epic Games. Puoi averci tutti i GTA che vuoi, ovunque ci sia GTA, basta che sia legale con un account Rockstar, diciamo con un account di GTA valido. Tu poi ti scarichi i FVM. Scarichi 5M. Una volta scaricato 5M da internet, 5M si collega a Steam. E si collega. E si collega anche a GTA in automatico. Basta che GTA ce l'hai comprato. Sì, se lo compri su Instant Gaming. Magari comprati. Sì, se lo compri da Instant Gaming. Se lo compri da Instant Gaming con. Non c'è nessuno neanche dello Santos Custom. Se lo compri da Instant Gaming su un account Rockstar, su account Rockstar funziona benissimo, non ti preoccupare. Tu puoi andare a comprare la key su Instant Gaming da riscuotere su Rockstar. Oh, madonna te. E funziona benissimo, funziona. Poi ti scarichi FVM da internet. Ecco. E poi dopo FVM lo colleghi a Steam. Vecchietto. Salve. Vecchietto. Ma lui è ricercato? Ma secondo me è ricercato lui? Sì, sì, è ricercato. Lo molto preso, signore. No, è ricercato lui. Sta fissando il cartello pubblicitario. È ricercato. Ma come ha ricercato? Sì, ha tentato di rapirmi. Mi ha puntato una pistola alla testa e poi dopo è stato 10-0 di massa in città e dopo i medici l'hanno portato via e poi a un certo punto è sparito lui. Non si è più fatto, non è più tornato indietro. Presidente? Questo vicchiaretto non ci sente, Amplifo. Si è impallato il vecchio. Presidente? No, non è vero su YouTube, non è vero che devi prenderlo da Steam. Io per esempio ce l'ho da Rockstar GTA. È 5M che si collega a Steam, quindi devi avere per forza un account Steam, perché 5M si collega a Steam, funziona tramite Steam. Ma il GTA lo puoi avere tranquillamente da Rockstar, da Epic Games o da Steam. Ma che cavolo state facendo? Salve. Se non mi sbaglio prima era un 1080 con sto cavaccio qui. Non lo so, non sono sicuro. Comunque sto vecchietto qua è ricercato, signori, Non vorrei dire. Teoricamente dovrebbe essere ricercato. Non è ricercato, è un bravo cittadino. No, bravissimo, ha puntato la pistola al cervello, mi ha puntato, una pistola in testa, mi ha puntato, mi ha detto... sai, poi per fortuna qualcuno gli ha sparato da dietro e l'ha atterrato. padre Pio! Niente, andiamo. La macchina qua? No, allora, tu ti scarichi, tu... Compri GTA su Instant Gaming. Te lo colleghi a Rockstar facendoti l'account Rockstar scaricandolo da Rockstar. Perché non puoi scaricarlo da Instant Gaming. Tu compri la key. Tu compri la key che si collega a Rockstar e tramite Rockstar lo scarichi. Una volta che hai scaricato sul tuo PC il gioco GTA, scarichi 5M e in automatico funziona con Steam. Non c'è bisogno che fai nulla. Tu scarichi il launcher di 5M da internet.exe e in automatico funziona. Mamma mia, Zuna. Una donna fa... Oh, arrivederla. Zuna, vedi me. Mamma mia, Zuna. Vero maschietto. Ma perché si fa... Ma ci segue? Come ci segue? Oh, si spara, corri. Dai, fare furto del veicolo. Si segue. Oh, furto del veicolo. No, non è vero. Vero. Furto in casa, andiamo. Furto in casa, andiamo, Zuna, andiamo. Vedi lampeggianti. Chiaplu. Ma dai. Dai, metti i lampeggianti, Zune, vai furto in casa, veloce. Corri. Non mal di gola, cavolo. Prima che lui scappi. Quindi, confermi che posso riprendere tranquillamente la key di Stand Gaming per il sito Rockstar. L'accendiamo. Io ho lo stesso account. Io ho GTA da Rockstar. No, come al gruppo, no.
Vai, possiamo, possiamo. Poi queste cose, vai, vai. Va bene. Niente di meno. Allora nel chi lo fa? Qua, io mi sto in macchina, io sto in macchina, okay. Che non fermo. Bravo. Ciao. È qui dentro, ciao. Buona fortuna. Sì, sì, guardate quella radio, usate. Quindi... Ok, grazie mille. Hai appena fatto... Mi hai appena fatto risparmiare 20 euro. Grazie. Grazie, grazie. No, comunque, ragazzi, cioè, GTA... Su FVM puoi avere da qualsiasi tipo di GTA. Steam, Rockstar, Epic Games. Cioè... Nei periodi in cui Epic Games ha regalato GTA 5, tantissima gente nuova ha iniziato a giocare a GTA, perché chi non voleva spendere soldi per comprare GTA, che comunque costa, ora costa anche 15 euro, cioè se l'ha compresa da Instant Game, sì, da Epic Games, e si è messo a giocare da Epic Games. Usa Chrome, non è un problema, usa qualsiasi browser, tanto è solamente comprare una key. Una volta comprata la key. Una volta comprata la key, la riscuoti. Vabbè, andiamo, va. Vabbè, andiamo via, che non c'è più nessuno. Ce ne andiamo, che sto qui secondo me se ne è rubato e se ne è pure scappato. Esatto. Quella che vuoi tu. Standard Edition è la standard, quella che è GTA, GTA Online. Standard Deluxe avrai tipo dei buoni, dei soldi in più. No, è morto, in memory off. Ma chi è questo qua, Alfonso? Chi è? Ma che ne so io? Era un grandissimo basketballista. Ah. Probabile. Guarda, non lo so cosa sia la Deluxe. Sinceramente io non lo so che dirti. Su questo aspetto, su questa cosa non so che dirti. Dai. Penso siano uguali. Leggi comunque la descrizione. Baldwin, sarei entrato in centrale così andiamo insieme. Se c'è la rapina andiamo io e Baldwin. Tu se ne già fate due, te ne sei già fatte, Zuna. Ma come mai così pochi oggi? Ma non so cosa sia sto mortorio di oggi. Cioè, siamo quattro agenti. Quattro agenti non fanno niente perché manca il furto di veicolo, è vero? Il furto di veicolo. Esatto, credo che sia un pack dell'online, il deluxe. Tipo ti danno soldi in più. Portami in centrale. Prende lo standard, sì. Eccolo la Baldwin. Buon, grazie, ciao. Scendo. Ciao caro. Va bene. Piccolo Baldwin, ciao. Ha un Adam sola. Sì. Due. Adam 28. Siamo fottuti. Perché? Mi cazzo, cioè, se prima che stavano sequestrando il tizio nel contender. Perché ormai la gente si comincia ad attivare. Sono le due. Io tra poco vado a pranzo, quindi. Ciao. Io sono tornato. Io verso le due vado a pranzo, quindi. Eccala. Blackout. Vabbè, quando vai a mangiare. È lui, la pedulliccio. Chi è? Valguarnera. Ma che è molto silas, non scherzare, su dai. Conosci su.
fuori servizio autorizzato da chi? Ma chi è il fuori cammino? Servizio autorizzato dal fatto che mi sono svegliata a 10 minuti e sto uscendo di guarda che lei va a casa quando lei va a casa sì, quando va a dormire. Non dorme in centrale. Lei fa proprio per bene, lei fa le cose per bene, lei. Esatto, faccio le cose precise precise. Sì, sì, ha un outfit. Prendo la mira. Ha un outfit, sì, sì, giri, vediamo. Sì, sì. Zuna, basta, una collega! Per questo, no? Ha un outfit. Chi è, dai, chi è che deve via per il garello? Si vede pure l'ombelico del fuoco. Dai, pronti? Pronti per il garello? Garello con pronto, esatto. Pronti? Pronti? 3, 2, 1, via! Zuna sta... Izuna, ma sei serio? No, non stiamo facendo il garello, Ah, come no? Ma ragazzi, siamo la polizia, mi pare. Come no? Gli stavamo dando merda, dai. No, potevamo, al massimo, se partivano prima loro di noi, fermarli per gara illegale. Li pittavo. Perché se partivano prima loro di noi, potevamo fermarli per gara illegale. Ma questo cosa vuole? Cosa vuole? Fermiamolo, va? Fermalo. Boxamolo. Dica. Signore, qualche domanda da farci? Non lo so, se è un crack. Signore, ma non è che è uno stalker? Venga la macchina. Aia, vabbè, buon 10.55, arrivederci. Buon 10.55, ragazzi. Izuna vuole te, Izuna, quello. Adesso che ti vuole picchiare. Scende con una spranga, ti fa diventare bello, adesso. Questa frase mi sa di dissing. Adesso che te lo strofina nei capelli e beh, controllate un parrucchino. Il socio. Qua sotto, cosa ci fate con i seguaci? Alza le mani, alza le mani, alza non le mani, colleghi alza la carta mani. Su Instant Gaming, basta che nel metodo di pagamento inserisci la carta. Oh, it's money, it's money, oh, wait, wait. Andiamo a vedere un po', dai, ma facciamo facendo di serie, andiamo a vedere un po' Ghost Street. Balli, ma quanti anni hai tu? Io 20 boh. Come 20 boh? Non mi ricordo, i documenti non ce li ho più. Ne avevo 1000 e... Vabbè, li hanno presi. Io ho... Pronto, sono del 90, quindi ho... Quanti anni ho, secondo te? Anni. Bravo. Tra poco 31. Vecchio di merda. Vabbè, ma sono anche 8 anni che faccio il poliziotto. Vecchio di merda. Ma vaffanculo, oh. Ma io ne ho 23, 26. Sparano! Quello là, ha sparato! Si fermi! E chiamare il supporto, siamo qui al civico 153. Ma no, mi dissocio qualche fatto. Si fermi, un colpo rambar fuoco ha scoppiato da una persona, la stiamo inseguendo a piedi. Si fermi! Si fermi! 153. Si fermi! Gli chiediamo supporto, ha parlato in radio. Ditemi dov'è, ditemi dov'è. 153! Fermo, fermo! Okay. Tesero. Ma mancato! Sparato in destra, fate prima. Teserato! Fermo, fermo! Fermo, mettiti veloce, veloce. Gli chiamo supporto, siamo qui a 153. Gli chiamo supporto, ha parlato in radio. Probabilmente arriverà già altra gente. Baldo, resta lì, prendo l'auto, lo carichiamo subito e via. Baldwin, dove sei? Dove sei andato? Ok, sono qua, Baldwin, sono qua, sono qua. Okay. Entra. Sparito. E non lo vedo. Ragazzi? No, ma che cazzo? Ma dov'è? Siamo qua, sembra 153, signori. Merda il GPS mio. Ehi, oh, oh! Sali? Fallo salire in auto. No, no, fallo salire da solo, sali. Non riesco. Ora riesci. Ecco qua, perfetto. Che ho fatto? A posto. Collega, è nerf. Portiamo a Sisi preso. È un nerf. Giro largo, giro largo. Da qua, allora, vai. Lasciali bene la cintura, intanto tu sporgiti un attimo, lasciali la cintura. C'è il vetrino, ti devi fermare. Allora andiamo piano. Vabbè, vai. Stanno arrivando i miei compagni, non mi conviene. Ah,
l'associazione a delinquere. Ah, bene, ottimo. Era un prank. Trovato, per giocare a me devo avere un minimo di età. No, allora, per giocare dipende, i vari server, in questo server qui devi avere tipo 16-17 anni. Per giocare in altri server poi non c'è limite di età. Dove lo vedo? Poi lei... Ma non l'ha aperto! Ma bensì, vabbè, certo, perché lei sa tranquillamente che si può aprire, no, va bene. È quello sveglio, è lui, è quello sveglio del gruppo, ho capito, è quello intelligente. È quello della famiglia che è andato meglio degli altri. Più alto. Che rompi il vetro con la testa? Dove rotto, ma sì, non è rotto. Ha preso attestata il vetro. Io lo vedo. Gli diamo anche vandalismo. Ah, mi viene l'epilessia. Non federale, signore. Ma speriamo. Io l'ho arresto. Questa è. Questa è prendere per il. Ha parlato radio pure lui. Cosa? Le favelle si scappate. Esatto, dovevamo scappare subito. Per giocare dovevo avere un limite di età. No, ragazzi, cioè Nick, no, ho detto di no. Sì, opla. Nick, esatto, prima fai l'esperienza, prima esperienza nei server non whitelist perché non c'è limite di età. Una volta che invece hai fatto un po' di esperienza per qualche mese, vai in un server whitelist, fai i test vari per prendere la whitelist, tipo qua. Ciao Nick, ci sentiamo. Dove sono? Se vuoi stare sul mio Discord, fai punto schermativo Discord in chat, Nick, e puoi collegarti al Discord se vuoi. Non vedo niente. Se ce l'hai. Mi può lasciare riprendere? Non vedo niente. Non si preoccupi. Come non si... Ma vedo tutto, non vi vedo. Grazie, dottor Tom. Ok, perfetto. Facciamo il GCR test di sicurezza, così in caso sia sparato siamo sicuri. Non vi vedo, ma non vi vedo! Qua è una radio spaccata. Ma non vi vedo! Entra in cella da solo. Su, che cella? Questa qua è dritta davanti a te, su. Non vedo niente, non vedo. Perfetto, se togliamo le manette. Allora, collega, perquisiscilo, fai il GSR test per sicurezza e vedi se risulta positivo. Il GSR test. Per sapere se ha sparato o meno per sicurezza, almeno così. Non la... se ha sparato lo sapremo. Vai, falli ma non vi vedo, questo è stai fermo! Non vi vedo. Se togliamo le manette vedi. Mamma mia. Ma cosa? Ah, il test. Ma io non vedo niente. Tanto lì quanti. Ma io sono ammanettato. Esatto, sì. Pare che ti prende i polsi. No, no, dico. Nel senso, casomai non vedevo male. Cioè, perché sto vedendo male. Avanti. Qualche allarme. Ma non ti vedo! Non so manco dove stai. Questo qua, Luna Park, dice Roma, ma è una gioia. Sì, è una gioia, vedi. Ma dove siete? Risultato positivo. Ma cosa? Ma non c'è scritto, guarda. Guarda, guarda il tablet, che cosa c'ha in mano? Ma non vedo niente, cacchio. Il signore ha sparato. A chi? Infatti, positivo. Una pistola. Sì. Mio. No! La mia pistola. Una mazzi di no, devi farli la smontare, ridagliela. Ormai... Ridagliela. Ormai... Signori. Se non si può, non si può, ragazzi, punto. Deve scattare l'allarme, non esiste. Oddio, scattato, oddio, scattata. Ma qua... Raga, devi farli smontare le allarmi, devi capire o no? Devi farli smontare, ridagliele. Ma che cosa cambia? Devi farli smontare, perché ci sono accessori illegali. Mamma mia, Baldwin, non te lo so. Non sei entrato ieri in polizia. No, adesso ridagli le armi, tutte e tre le armi, tutte le armi che le hai tolto, le devi ridare. E le devi fare smontare. Dai, mamma mia. Guarda Smith, gli hai sentito il proiettile che si non me ne frega nulla. Comunque è per prassi, per protocollo deve smontare le armi. La smonti.
L'ho smontata? Tutte le armi che hai addosso? Sì. Perfetto, anche la mazza? Vabbè. Che problema è che dopo non puoi più rimetterla in cassa per quello. No, non puoi montata, no. Ma io la smonto. Vabbè, se la smonti tu, e poi ti farò via tenta lui, no? Infatti non c'aveva accessori. Sigari, 2 grammi di metanfetamina. Vabbè, non è un cacchio. Che metanfetamina sta roba blu. Mamma mia. Collana, telecamera, 2 telecamere. Minchia, ma che cos'è sto zaino? C'ha 6 stereo. Stavo andando a vendere. Ma poi dove metti sta roba? Anche. In pratica niente. Disponibile Adam 2, composta di Zuna. Sì, poi mando Baldwin, io non da G7. 10-4. Ma faccio dopo blackout. Andiamo. Non andate, non andate, signore. Aspettate che andate dopo blackout, sennò i veicoli spariscono. Li devi lasciare. Va bene. Cosa? 6 stere, i 2 telecamere. Sì, devi lasciarli lì perché non puoi toglierli. Guido lì 2067, grazie per il follow. Ma questo qua è un locale. Ma i 2 grammi di metto non me li può dare. No. Signore, quella è detenzione di sostanze stupefacenti. Ma cosa, le ha fatto una metanfetamina in faccia? Cioè, no. Cosa? E guarda lei senza la tabella. Che ci puoi fare? Oltraggio al pubblico ufficiale. Non hai documenti. Smith. Cosa? I documenti. Come si chiama? Sì, sì. Togliamo le manette intanto, signora. Si chiama Smith. Ma c'è, ma. Beh, ma quanta roba c'ha? Il cellulare da toglierli anche. Dai, un Nokia. Uno. Avevo un Nokia, un Nokia. Ma che sono? Ma che sono tutti questi soldi qua? Cosa? Questi soldi qua? Che cacchio sono? Contanti. Questi? Sono sporchi, sono macchiati. Cos'è? Macchiati. Dove li ha presi? Come fa a vedere? No, il sistema di sicurezza delle banche, signori. Il sistema di sicurezza delle banche, signori. Oh, sporcano. Sì. No, ascoltami. No, vieni fuori un attimo. Vieni un attimo fuori. Vieni fuori. Allora, aspetta, ascoltami. Me l'hanno insegnato sempre qui, Me l'hanno spiegato qua. Me l'hanno spiegato come funziona. Perché quando i bancomat o le banche vengono rapinate, con il bancomat le banche vengono rapinate. In automatico i soldi vengono macchiati da un sistema automatico di... No. Sì. No. Quando te le vedi... Fa vedere che sono sporchi. Oh, sta zitto un attimo! Sonorizzato, ho chiuso. Devo venire a prendere a sprangate sulla teoricamente, teoricamente lo notiamo, sai? Tu col manganello sulle ginocchia. Lo possiamo notare. Sì, lo possiamo notare, perché teoricamente quando uno finisce in carcere i soldi che hanno addosso vengono controllati e in automatico se risultano rubati... Noi glieli prendiamo a prescindere, ma i soldi sporchi sono chiamati sporchi perché... Lo so, ma macchiati... No, aspetta, sono soldi normali da rimettere in mercato. Dagli questi qua, allora, indietro. Quantità così piccole, non le puoi... Sono passate te? Sì, perfetto. Sì, mi hai dato $20 sporchi. Come fai a capirlo? Perché tu gli devi fare... tutti i conti di tutta la sua finanza. Batti. Per capire quando, dove li ha presi. Ma $20 si li può fare essere prestati, quindi non lo puoi capire. Se viene qua con 1,5 milioni, con 100.000, ok, presi. Ma comunque c'è, di solito lo abbiamo notato, anche gli altri lo notano, di solito lo scoprono. Non puoi, fidati, non sei puoi. Il primo che dice così, ti dico la verità. Vai, chiedi agli altri, non puoi. Lo so, ma comunque vabbè, allora fai tu intanto. Comunque è un altro cellulare, non le ha tirato via l'altro cellulare. Lo so. Vabbè. Io devo andare a cena, a pranzo, perché sono le 55. Quindi scappo. Che... Quindi... sì, infatti dopo ho abbassato il range vocale con su sussurra con la Z. Quindi al massimo, vabbè, ma poi comunque non potrebbe neanche sentirci teoricamente attraverso le porte, come lui ci ha sentito attraverso le porte, io non potevo scoprire che i suoi soldi erano sporchi, ma teoricamente si può, perché, vabbè, funziona in modo diverso. Vabbè, comunque, storia lunga, i soldi sporchi sono sempre un dubbio, comunque,
Vi ringrazio tanto per esserti con me. Vi ricordo che, esatto, sono segnali segnati, che si capisce che sono sporchi. Però vabbè, lasciamo fare il loro RP a sto criminale qua, che non vuole venga scoperto. Tanto verranno scoperto comunque. Vi ringrazio tanto per esserti con me in live. Sì, esatto, ho detto la chat. Se siete come in live, ci vediamo un'altra volta. Adesso magari oggi pomeriggio, domani, un altro stream faccio. Vi ringrazio per essere con me e ci vediamo nella prossima. Bye. Ciao, grazie.